Visita degli ispettori ministeriali al Ruggi di Salerno. Dopo gli annunci del senatore salernitano di Fratelli d'Italia Antonio Iannone, che l'altra settimana ha inoltrato al Dicastero un'ampia e dettagliata documentazione, non prima di una interrogazione parlamentare, il ministro della Sanità Schillaci ha inviato i propri funzionari per far luce sulle ultime morti ritenute sospette e sulle segnalazioni degli stessi operatori sanitari in merito a condizioni organizzative dell'ospedale di Salerno. Al vaglio le cartelle cliniche relative al decesso di pazienti, oltre a diversi incontri ed audizioni con ispettori al lavoro per diversi giorni. Questi si sono concentrati soprattutto sulla documentazione relativa al decesso di un neonato, avvenuto poco prima delle dimissioni del reparto di pediatria, quella di un uomo di 68 anni colpito da infarto durante un attack, dopo aver atteso diverse ore al pronto soccorso, si tratta dell'ex poliziotto cilentano, e la morte di un neonato venuto alla luce privo di vita. I funzionari ministeriali rimarranno per diversi giorni appunto per studiare tutte le documentazioni e sono in programma anche incontri e audizioni. Il senatore aveva scritto al ministro Schillaci appunto dopo le morti sospette al Ruggi di Salerno.